Ciao bellissimi, sto su Jungle Roll con Tronchetti, non è vero, sto sul canale di un altro pro player, Exida Gaming, me l'avete consigliato nel precedente video di reazione a pro player, sempre consigli top, e sono andato a cercare qualche video interessante. Lo vediamo insieme, lasciate un like, iscrivetevi anche al canale di Exida cliccando iscrizione, il link lo trovate in descrizione. Hard Trick Block Dash 10x5450 vittorie, cioè di che stiamo a parlare? Codice Grax ovunque e mi raccomando, link in descrizione per Instagram, seguitemi per rimanere aggiornati un po' su tutto. Vai con la reaction! C'ho paura perché stanno le musiche, spero non sia copyright, io ci canto sopra un attimo ragazzi, perché di solito i video dei pro player sono tutti quanti montaggi eccetera, ma ci sta la qualità top? Spero di sì. Aspettate che metto un attimo in pausa e vedo subito. Qualità avanzata, infatti non l'avevo messa. Adesso si vede molto meglio. Se vola! Vedete, non c'è sta più il trick quello centrato, perché mi avete detto che è stato fissato. Lui aspetta il momento giusto per poter passare con l'altalena. Comincia già da ora a saltellare sul muro. Cioè, praticamente non tocchi mai l'acqua. Cioè, te fa l'effetto, vedete sotto il draghetto, non tocchi mai l'acqua, niente. Qua prendi il boost, giustamente, salta su. Passato di mezzo, regà. Saltello laterale. C'è la precisione, la pulizia. Quell'altri stanno ancora fermi al primo giampino, al primo saltello da fare. Con una vinta in neanche 20 secondi. Complimenti, guardate come se la flexa col draghetto. Lo troveremo anche noi. 5441 coppe. Questa è la 42esima. Over and under, attenzione. Va sotto. No, in realtà passa sopra, quindi è solo questione di equilibrio. La telecamera è messa, diciamo, discretamente dall'alto. Non è molto in avanti. Questa ancora si può fare? Questo è un video di maggio circa. Un attimo che abbasso leggermente l'audio, regà, perché c'è una paura che poi arrivano copyright mistici. Come è riuscito a gestirsela? Nice win. Mamma mia, cioè la piattaforma era quasi rientrata del tutto. È riuscito a piazzarsi, a salire. Il trick tosto è sulla parte quella laterale. Vediamo se lui si fa il giro di destra. Oppure... ok, questi li faccio pure io. Preferisco questa strada. Riesce addirittura a saltare sull'altra parte. Passa laterale, preciso. Lui non passa laterale, perché giustamente il magma non c'è. Con la scivolata però si aiuta, ragazzi. Mamma mia, che velocità incredibile. Le fireball non sono un problema. Saltino. Occhi al tronco, lo salta. Montagna di destra. Sì, raga. Più o meno ci stiamo, l'ho capito. È difficile, è molto difficile da fare. Ci sta. Delusso proprio. Quindi non tutti fanno quel passaggio laterale sulla montagna, quella de destra. Dipende molto dal magma. Se è alto il magma, a quel punto passi sulla destra, continui e vai a fare il saltino. Perdi qualche secondo probabilmente. Il tempio, calmi! 5444. Salta la prima ascia, la seconda. Molto preciso, cammina laterale. Qui, regà, devi essere molto preciso con l'analogico, non devi sbagliare. Tempismo di destra, dipende dalle lance. Non sbaglia niente, ragazzi. Non sbaglia niente. Telecamera dall'alto. Qui basta che salta de panza e va sopra i pugni. Sì. Spettacolare. Cioè, è de una pulizia, boys. Io penso ti diverti tantissimo a giocare. Cioè, quando giochi così bene, veramente te va tutto in scioltezza, tutto liscio. E quindi li batti tutti. Gli altri dicono: ma come ha fatto quello? Ma c'hai trucchi? E invece no, raga, taglia preciso, c'hai tempismi giusti. Lo spazio. Vediamo se fa il trick della pala. Non fa il trick della pala. Ma dal centro va addirittura. E vabbè. E vabbè, ciaone. Ciao belli. Ma dove l'ha preso? Ma dai, ma no sense completo. La botta. Vabbè, qui sciapore che ha. So forte come lui? No. Sarò mai forte come lui? No. Lui è un fenomeno. Chapeau. Sceglie, penso, il centro. Nel dubbio, ragazzi, scegliete sempre il centro. E passano da sotto. Allora, io non ho capito se l'ha voluto. Non ho capito se l'ha voluto flexare. Ma che è sta roba? Oh!
Se la salta, va su sto pezzetto qui, utilizzando la scarpata, va avanti. Ma come faceva a sapere che il punto stava sulla sinistra? Non facciamoci domande. Chiaritemi tutto qua sotto nei commenti, poi io leggerò. Mani sui capelli. 5.445, un fenomeno, raga. Altro match, tutti i giochi finali poi, è bellissimo. Quindi se vede proprio l'efficienza che fa, diciamo, la differenza contro gli ultimi 8, contro gli ultimi 7. Aspetta, fa fin... Probabilmente con la lentezza del blocco comunque riesce a rientrare in partita. Cioè li sta trollando, sta facendo finta di cadere. In realtà lui non cade. Ma questo è un altro livello. E poi il bello è che giocano tutti da mobile. La gente potrebbe pensare, certo, questi giocano col pad, col PC, tastiera e mouse. No, raga. Lui rimane dietro, occhio al passaggio centrale, preciso. Sono già morti in 5. È quasi più semplice giocare così piuttosto che andare a rompere i blocchi, ma è una precisione clamorosa. Quindi se tu ti fai buttare sotto e azzecchi il tempismo, tutto ciò è incredibile. Ma che sto a vedere, raga? Do passa? Se fa... No, passa sotto, ok. Pensavo se facesse ributtate sotto. Un attimo de lag, ok, il ritorno. Rompe quella zona. Ottimo il blocchetto. Easy win. Ora non capisco se gli altri erano scarsi oppure lui, cioè addirittura li ha trollati. Che livello di pensiero è? Non ci ho capito niente. 5.446, un fenomeno! Mi sto emozionando! Paint splash! Vediamo se ci stanno click qua. Si parte. Se butta regolare. Ok. Utilizza, diciamo, il bordo della ventola. Buono il passaggio, easy. Quello della ventola ci devo fare caso pure io, perché... E anche questo bisogna fare, ragazzi. Pure questo, invece di fare il trick destra-sinistra tra i rotoloni, vai sempre su quella a destra e te butti laterale, è la cosa migliore. Massacrati. Cioè, gli altri non esistono. Aspetta. Cioè, sto video mi sta stunnando, ragazzi, mi sta stunnando. Cioè, praticamente saltando sul bordo alto può addirittura passare alla piattaforma quella da... Oronne! Ma è fortissimo! 5.447! Easy win per lui e se la flexa, die, beccate il movimento de panza. Guarda che roba, guarda che bacino. Jungle roll, calmi! Anche questo non l'ho mai visto. In versione trick, sceglie la destra, perché si trova a destra. Saltello da... Ci ha utilizzato la parte quella del... Mamma mia... Vabbè, qui controllo incredibile della scivolata di panza. Ma di che stiamo a parlare? Guarda, è arrivata addirittura la prima parte del tronco, quella che non devi neanche fare il giro della parte rossa. Mezzo secondo di partita. Salta addirittura sulla centrale, salta sopra. Gli altri sono fermi al primo tronchetto che rodeava, quello che faceva così. Stanno ancora lì, lui è arrivato primo. Passate in descrizione, c'è il link. Fenomeno. Ma chissà quanti ce ne stanno così forti, perché sono tantissimi che c'ha 9.000, 8.000 coppe. Come per Brawl Stars, le coppe sì, ti dicono che... Questo l'ha fatto diverso, raga. È passato sulla destra, fermi. Poi il discorso ve lo faccio, eh. Ok, essendoci la lava, lui ha scelto di passare sulla parte di destra. Te la devi gestire un po' in base... A dove spawni, perché se spawni più a destra devi prendere, diciamo, delle strade diverse. E quindi poi con la lava scegli il pezzo migliore. Comunque efficienti tutti e due, GG. Vi stavo dicendo, le corone su questi giochi non sono un indicativo di pro player. È ovvio che se hai tante corone comunque sei bravo a giocare, su quello non ci piove. Però chi ha tantissime corone è bravo a giocare, ma allo stesso tempo ha anche tanto tempo per giocare. Capita la differenza? Magari ci sono pro player che hanno 1000 coppe e so fenomeni, ma non giocano tantissimo, ma so comunque strabravissimi. Qui cambia la traiettoria, se butta sulla sinistra, non ho capito il perché, un attimo che me la riguardo. Praticamente è spawnato centro-sinistra, va sempre sul mid. Fa un trick per risalire invece che andare sulla piattaforma centrale, forse per prendere qualche secondo in più. Solita botta su quella pietrozza per andare su Saturno. Qui ha un tempismo clamoroso.
Salta sopra. Vediamo se risceglie la botta su Saturno. È bellissima comunque. Voglio vedere se risceglie la stessa strategia di prima, di andare sul portale sotto. Ma prima c'era il finish sulla parte di sinistra. Mo te conviene fare la stessa cosa, non lo so. Portale centrale. Ma riesci a vederlo da qua? No, ok, c'è il finish sulla sul centro. Ma perché è andato così veloce, raga? Fermi un attimo, ma che... Cioè, sono cose inspiegabili. Forse perché si inclina, non lo so, raga. Comunque è bellissimo da vedere, veramente. Consigliatemi altri pro player perché sono spettacolari. 5450 win abbiamo visto del freestyle di Stumble Guys. Vi chiedo solo in cambio per altre reaction un like, l'iscrizione, la campanella e il codice Grax. Trovate in descrizione. Exida, passateci, non so neanche se si dice così, spero di sì. Almeno 10.000 like per la prossima reaction. Bella per lui, un salutone enorme. Io già mi sono iscritto, torno indietro e faccio vedere ragazzi il canale. Eccolo qua! Un bacio da Grax, ciao belli, voglio bene. Che pro player, noi giocando piano piano miglioriamo e ci divertiamo, perché la cosa principale è il divertimento. Ciao!